Buongiorno, buona domenica e bentrovati. Ci sono volute 19 puntate di Bar Sicilia per avere una presenza della politica siciliana femminile. È con noi Giussi Savarino, presidente della commissione parlamentare all'ARSA Territorio e Ambiente, e una delle prime persone che hanno aderito al progetto, poi rivelatosi vincente, di Nello Musumeci di Diventerà Bellissimo. Onorevole Savarino, intanto benvenuta. Grazie. Le volevo fare una domanda. Si parla di riforma della legge sui rifiuti. Si farà, non si farà? A che punto siete? Allora, noi abbiamo intanto fatto un lavoro importante su questo tema, che è un tema, come sanno bene i siciliani, emergenziale. Abbiamo iniziato nella commissione che io presiedo, facendo una serie di audizioni, ascoltando il territorio, ascoltando gli operatori, e così scoprendo un poco di nefandezze. Per esempio? Noi abbiamo scoperto, ed è oggetto nella nostra risoluzione, e purtroppo la risoluzione abbiamo dovuto mandare anche alla procura siciliana perché sono venute fuori anche delle notizie criminis, e noi abbiamo scoperto per esempio che per lo stesso gesto di conferire i rifiuti in discarica un cittadino palermitano paga 80 euro a tonnellata, un cittadino della provincia di Agrigento paga 145 euro. Uno di Gela ne paga 70, uno del Catanese ne paga 125-130 euro. Il mondo è bello perché vario, in fondo. Sì, il punto è che però non dovrebbe essere tariffa, in questi casi. La domanda che abbiamo fatto alla dirigenza è: come mai? Cosa c'è dietro? Cosa giustifica questa differenza di prezzo addirittura del doppio? E abbiamo così scoperto che queste tariffe non sono mai state autorizzate. Oggi finalmente col governo Musumeci sono state approvate delle linee guida sulle tariffe, per cui da oggi noi sapremo cosa c'è dietro il costo delle tariffe, cosa giustifica questo costo e perché i siciliani in questi anni hanno dovuto pagare così tanto. Ma tante altre cose abbiamo scoperto e stiamo ponendo rimedi. Abbiamo scoperto anche, per esempio, che in alcune province, in alcuni ex ATO, c'erano diversi progetti di autorizzazioni che avrebbero permesso oggi alla Sicilia di essere innovativa addirittura sul tema dei rifiuti, di chiudere il famoso ciclo con il riutilizzo, il riciclo dei rifiuti e quindi essere anche, produrre anche energia, ma che molti di questi progetti sono rimasti nei cassetti della regione senza esito, né negativo né positivo. Tutto questo ha agevolato ovviamente uno stato di conferimento in discariche, quindi piuttosto che impianti moderni, discariche che non sempre sono pubbliche, a volte sono private, e quindi in questo caos qualcuno si è arricchito alle nostre spalle. Ma Giussi, fammi capire una cosa, con grande attenzione, quello che tu stai dicendo è una denuncia molto importante, ma avremo dei nomi e cognomi o ci fermeremo sempre dietro qualcuno? Questi soldi in più chi li ha presi? Pubblico, privato, chi li ha presi? Queste negligenze oppure questi fatti legali, illegali, non lo so, avremo dei nomi e cognomi, sapremo chi si è arricchito, chi non si è arricchito, chi ha sbagliato, già ci sono dei nomi. Allora, noi ovviamente ci stiamo occupando intanto di evitare che si perpetrano queste nefandezze, quindi abbiamo posto rimedio sia giuridico che amministrativo, pretendendo dall'amministrazione attiva che si ponesse finalmente fine e quindi si approvassero queste linee guida, questo piano stralcio che finalmente abbiamo approvato in Sicilia, che mette ordine nelle varie province e dice che cosa la Sicilia ha bisogno e che cosa dovrà essere autorizzato. Abbiamo chiesto di accelerare tutte le autorizzazioni giacenti nei vari meandri della regione siciliana, siano esse pubbliche che private, perché non c'è una reticenza in questo. L'importante è che si avvino e che questi impianti ci siano anche in Sicilia, così si evita di mandare tutto in discarica. Eppure è vero che, come ho detto inizialmente, noi abbiamo rilevato delle notizie di reato, spetterà ad altri procedere, ma noi questi atti li abbiamo mandati alle procure. Con nomi e cognomi, chiaramente. E poi c'è il problema, Alberto, anche della gestione di queste società, giusto? Chiaramente, dico, la regione non ha un ruolo secondario in questo, anche un ruolo di vigilanza e di controllo. Che è mancato? Ecco, una delle cose che è mancata più di tutti in questi 10 anni è stata l'attività di controllo e di indirizzo della regione siciliana. Noi per esempio ci siamo accorti, e le abbiamo messi spalle al muro, che alcuni ex ATO non avevano in 8 anni trasferito le competenze all'SRR di riferimento, sono cose noiose, ma dovevano trasferire il personale e i beni. E quando abbiamo scoperto, abbiamo chiesto, ma scusate, in 8 anni com'è che non avete ancora trasferito? Un esempio,
a Catania, l'ex ato di Catania. Cioè, sa, noi avevamo difficoltà perché i comuni che prima facevano parte di questo ato ora fanno parte di SRR diverse. E allora io ho immaginato che dovevano trasferire un impianto, trasferire da un ente a più enti un unico impianto era difficile. Dico, ma chiedo scusa, ma che beni avevate da trasferire? Mezzi, cioè gli autotrasportatori. Ebbene, ovviamente sono pretestose queste scuse. La verità è che in questi anni nessuno ha sollecitato queste chiusure, la definizione di queste chiusure degli ex-ATO, nessuno ha vigilato sul loro operato, spesso sono stati abbandonati a se stessi. E gli effetti li vediamo tutti noi cittadini, chiaramente. Alcuni di questi liquidatori, io voglio mal pensare, ma a volte ci si azzecca, diceva qualcuno, quindi questi liquidatori guadagnano 80 rot mila euro l'anno, quindi mantenerli in vita è anche un modo per mantenere una poltrona. Presidente, sulla possibilità di trasporto dei rifiuti all'estero, i bandi predisposti alla regione non hanno scaldato i cuori degli imprenditori. Non è conveniente, si farà altro, nel senso, qualcosa va messo a punto perché le scariche sono sature. Sono sature, però anche lì noi abbiamo segnalato all'assessore che alcune realtà locali, alcune discariche pubbliche sono state chiuse in maniera molto veloce, quando invece c'era la possibilità di ampliare alcune vasche. E quindi abbiamo attenzionato questi siti all'assessore, che fisicamente sta facendo proprio in questi giorni delle ispezioni in loco, e vedremo se riusciremo anche ad attivarle in modo tale da colmare questa emergenza, perché quelle autorizzazioni di cui vi parlavo, che stiamo accelerando, hanno comunque dei tempi. Certo. E quindi in questi mesi comunque bisogna trovare una soluzione tampone. Beh, però durante questi ultimi giorni c'è successo qualche altra cosa. Il caso Montante. Nel caso Montante, quello che leggiamo dagli atti e pubblici sui giornali, nei vari organi di stampa, si parla molto del settore rifiuti, si parla molto di implicazioni presunte di personaggi importanti delle confederazioni, di Confindustria e quant'altro. La domanda: ma in tutto questo cosa hai trovato dentro e qual è la tua opinione sia come politico che come presidente della commissione? Come ho anticipato, noi abbiamo trovato un sistema che era immaginato come discarico centrico, sia perché venivano in qualche modo riposte nei cassetti i progetti di impianti alternativi, sia perché comunque non si spingeva ai comuni, anche con degli incentivi, nonché anche delle sanzioni che con la nuova legge 9 sui rifiuti stiamo introducendo, non si spingevano i comuni alla differenziata. Tutto questo portava a favorire il sistema di discariche. Discariche che, come ho detto, hanno delle tariffe altalenanti. È chiaro che in questo caos noi in Sicilia abbiamo avuto qualcuno che ha fatto caccia grossa, no? Adesso non hanno più sponde nella politica e nell'amministrazione regionale. Il sistema cerchiamo di farlo funzionare dando spazio a tutti, ma soprattutto dando efficienza. L'efficienza si ottiene completando il ciclo, come vi dicevo. Quindi possiamo dire realmente che esisteva questo fatto dei signori delle discariche che si sono arricchiti, è vero o no? O è una favola? No, non è assolutamente una favola, è vero, ed era anche in qualche modo una serie di circostanze hanno fatto sì che questo succedesse, che sia della politica ma anche della macchina burocratica, che anche degli enti locali, perché non solo nei rifiuti, anche nelle acque questo sistema tamquam ha prodotto dei risultati che hanno portato ai cittadini siciliani a pagare le tariffe più alte che ci sono in Italia e ad avere un servizio assolutamente inefficiente. Sull'acqua anche la regione, che dove ha fatto degli autoalti recenti. Sulla decolconizzazione dei nomi ci stiamo lavorando, ci arriveremo. Una domanda, onorevole: i parchi eolici a che punto siamo? Sono utili, sono inquinanti, deturpano il panorama, le campagne siciliane, oppure si deve andare verso l'energia eolica? Anche lì il business sui parchi eolici spesso è stato... Ma... sapere a Vittorio Sgarbi, per cortesia. No, se lo sente Sgarbi ci... Siamo tutti delinquenti. È anche vero che comunque i parchi eolici a volte sono stati utilizzati come lucro per organizzazioni criminali. Allora, nell'ultima finanziaria, con un emendamento a firma proprio del presidente Musumeci, si sono bloccati
tutte le autorizzazioni che erano in itinere, perché prima di dare queste autorizzazioni, in alcuni luoghi magari sarà possibile, in altri no, bisogna fare un piano regionale per individuare quali sono le aree che vanno tutelate al di là dei vincoli già esistenti. E quindi nelle more di questo piano abbiamo bloccato con un emendamento proprio scritto di pugno al presidente Musumeci in aula le autorizzazioni in essere. C'è un tuo post del 1° giugno che era molto critico verso le scelte di Salvini su Savona, era molto scettico sulla composizione di questo governo, sulla saggezza, invece rimarcava la saggezza di Mattarella, e poi mi è sembrato anche un po' attendista la posizione in generale di diventerà bellissima verso questo governo nazionale, per la serie ti stiamo guardando, vediamo se ci piace o meno. Una curiosa attesa. Io personalmente ho ritenuto la presa di posizione rigida su Savona da parte di Salvini un errore, perché se si vuole fare un governo e si vuole fare valere un principio, cioè quello di mettere al Ministero dell'Economia un uomo che è euroscettico, cambi Savona con un altro professore universitario, poco conta la persona se tu hai il principio che devi fare valere. E infatti poi alla fine la scelta è stata quella di cambiare Savona e mantenere però quella linea sulla più rigida nei confronti dell'Europa. Allora io un po' di legittima diffidenza c'è, perché sono forze eterogenee che vanno al governo, ma c'è anche un'aspettativa. Noi ci aspettiamo un'attenzione nei confronti del Sud, perché è chiaro che il Movimento 5 Stelle qualche mese fa ha preso in Sicilia oltre il 50%, noi in Sicilia abbiamo vinto con il presidente Musumeci, eletto direttamente, non frutto di alchimie di palazzo, ma eletto voluto dai siciliani, quindi nel rispetto del ruolo istituzionale del presidente Musumeci voluto dai siciliani, noi ci aspettiamo di avere un dialogo che porti risposta alla Sicilia, sia con i 5 Stelle che con... Presidente, con prima di... poi torniamo alla pagina politica, anche perché penso che entrambi, il gatto e la volpe, devono fare degli approfondimenti su diventerà bellissima. Però completiamo sul territorio la Commissione, attività in breve, molto in sintesi, cosa sta facendo su questa materia? Dicevo questo, noi già dalla prossima settimana avremo in Commissione un testo base che abbiamo elaborato proprio in Commissione, sia sull'urbanistica che sull'edilizia. Questo perché vogliamo rilanciare un settore che è quello appunto dell'edilizia, delle opere, anche se dei privati, non solo dei pubblici, e abbiamo messo già in finanziaria, questo è importante, un importante investimento di milioni di euro, credo circa 6 milioni per i comuni che possono così dotarsi dei piani regolatori, perché purtroppo ci siamo accorti che molto spesso i comuni non hanno i fondi a disposizione, ma se non c'è uno strumento di pianificazione territoriale si blocca anche lì l'edilizia. Quindi noi vogliamo semplificare le procedure con queste leggi che abbiamo fatto, aiutare i comuni a dotarsi dei piani regolatori e semplificare la macchina burocratica, dottore Scaglione, perché è chiaro che diventa un nemico dell'impresa e noi un nemico del privato, e noi questo sentimento lo vogliamo evitare. Torniamo alla pagina politica. A marzo si è visto l'exploit dei 5 Stelle, la Lega ha cominciato a fagocitare l'area di destra, anche in Sicilia, il centro scomparso alle elezioni politiche, e diventerà bellissimo viene da un'esperienza, l'esperienza del presidente Musumeci e di altri che sono di destra, chiaramente lei viene da un'area di centro, un'area cattolica. Quale sarà il futuro di diventerà bellissima, anche alla luce della scomparsa del centro alle elezioni politiche e della sua esperienza? Si vuole riposizionare a destra? Il dialogo è stato aperto alle politiche con Fratelli d'Italia e ha prodotto anche qualche risultato? Vuole competere con la Lega a destra? Diventerà UDC visto che manca il centro? Che succede? No, allora noi siamo un movimento civico trasversale. Sì. Qualcuno ha pensato erroneamente che fossimo una specie di Cosa Nera 2, tanto che alle politiche si chiuse un accordo che io purtroppo ho il difetto di essere... lei è una persona verace, dice la cosa che pensa. Molto diretta. Da me è difficile aspettarsi pugnalata alle spalle, però purtroppo ci si può aspettare qualche... Stoccata e avviso aperto. Ce ne siamo accorti. E sulle politiche io ho palesemente detto che non vedevo con favore questa alleanza con Fratelli d'Italia per le politiche, perché
sapevo bene, avendo fatto la portavoce del movimento e avendo visto nascere questo movimento nei 3 anni prima delle elezioni regionali, che diventerà bellissima, è riuscita a diventare catalizzatore di persone con storie e culture diverse, che come me di centro, l'onorevole Zitelli, mio collega che viene dalla mia stessa area, ma anche di destra, ma anche di sinistra, anche abbiamo il professor Butitta, abbiamo tante, tante realtà diverse che però sono accomunate a un progetto di rigenerazione per questa terra, e con la speranza di vedere in Musumeci, che è già stato eletto il primo presidente della provincia in Italia per gradimento, diventare domani il primo presidente della regione per gradimento, perché questa è la nostra scommessa. Non so, ti pugnalare alle spalle, ma a Siracusa sosterrete Reale oppure sosterrete qualche altro, visto che probabilmente i voti di Diventerà Bellissimo con Granata avrebbero fatto vincere il Reale. Dice Micciche. Ma al ballottaggio sosterrete Reale o farete vincere Italia? Allora, noi nelle realtà locali ci sono stati alcuni sfilacciamenti. Fabio Granata è un nostro dirigente, ha una sua personalità, aveva una sua realtà territoriale. Devo dire che noi il simbolo laddove eravamo spaccati non l'abbiamo dato a nessuno. Lì è stato proprio la realtà territoriale, il comitato provinciale di Diventerà Bellissima di Siracusa, a scegliere, nonostante questa linea regionale, di dare il simbolo lo stesso a Fabio Granata, pur essendo spaccato il centrodestra. È chiaro che comunque rimarremo legati a una scelta di area di centrodestra, per cui ci sono state le primarie, questo primo turno sono state una le scelta primarie. Reale, quindi. Bene, Bassicilia, @sicilia.it, abbiamo esaurito tutti gli argomenti, o comunque li abbiamo messi insieme concentrandoli. Grazie per averci seguito, buona domenica e alla prossima. Grazie a voi.